I 10 punti fermi del revenue management. I casi eclatanti di cui abbiamo parlato sono proprio frutto della confusione. Ma cosa porta i proprietari delle strutture alberghiere a cadere in questi errori? Di seguito riportiamo alcuni punti sintetici che, anche alla luce di quanto detto in precedenza, fanno chiarezza su tale problema. Affrontiamo prima di tutto il tema di cosa non è il revenue management. Punto 1. Il revenue management non riguarda la mera gestione delle tariffe online, ma è un concetto molto più complesso, che comprende la completa gestione della strategia di distribuzione della struttura ricettiva. Punto numero 2. Non risolve i problemi dell'hotel. Per far sì che un albergo funzioni, bisogna avere una visione a 360 gradi e operare delle scelte integrate che portino pieni risultati non solo nel breve termine, ma anche e soprattutto nel medio-lungo periodo. Punto numero 3. Non crea il prodotto e non fa aumentare la brand reputation. L'idea che chi spende poco lascia sempre recensioni positive è completamente errato. Con oltre 100 strutture ricettive seguite, lo possiamo dire ad alta voce. Spesso è proprio chi spende poco a lasciare commenti negativi, in quanto appartiene a una tipologia di clientela concentrata solo sul prezzo e non su altri fattori complessivi di struttura. Punto numero 4. Il revenue management non crea la domanda. Il prezzo basso intercetta la clientela, non ne crea assolutamente di nuova. Punto numero 5. Non significa fare sempre il 100% occupazione. Anzi, quando ciò accade, spesso vuol dire che probabilmente c'è stato un errore e che si è persa la possibilità di vendere camere a prezzi più alti. Per cui l'obiettivo del revenue management è quello di distribuire nel miglior modo possibile la struttura, seguendo una logica di equilibrio tra ricavi, tariffa media e gestione della distribuzione nei vari canali al fine di massimizzare il rendimento netto di ogni singola prenotazione ricevuta. Punto numero 6. Il revenue management non è guardare i competitor e posizionare la tariffa. Decidere le tariffe mantenendosi al di sotto dei competitor non è una scelta vincente, in quanto bisogna tenere in considerazione anche altri fattori che riguardano la propria situazione complessiva. Punto numero 7. Non si occupa solo dei ricavi. Infatti, il revenue manager deve avere una grossa consapevolezza dei costi, così da poter creare magistralmente un equilibrio volto alla piena massimizzazione del profitto. Punto numero 8. Il revenue management non muove al ribasso e al rialzo le tariffe in base alla domanda. Punto numero 9. Non è basato su pochi dati raggruppati per facilità di lettura. I dati sono tanti e vengono analizzati in modo analitico. Infine, il punto numero 10. Il revenue management non guarda soltanto la domanda attuale, ma prende in considerazione una finestra temporale molto più ampia.